Addio ai cattivi odori e restyling del depuratore Casolino improntato alla sostenibilità. È questo l'ambizioso progetto presentato da Nuove Acque, gestore del servizio idrico della provincia di Arezzo e parte di quella senese. È già stato affidato e partiranno i lavori in questi giorni per 1,7 milioni, che è la prima parte, riguarda la parte iniziale del trattamento dei fanghi, che è anche quella che ha dato dei problemi da un punto di vista odorigeno, mentre fine anno partirà un altro intervento di altri 5 milioni di euro per quanto riguarda la parte dei fanghi e poi l'anno prossimo sarà l'altra parte, il terzo lotto, per arrivare appunto ai 13 milioni di euro. I lavori cominceranno in questi giorni e sono articolati in 3 step. Il primo riguarda l'attività di ammodernamento dei 2 digestori anaerobici che hanno il compito di iniziare il trattamento delle acque reflue e la trasformazione dei fanghi. Il secondo, più complesso, ancora in fase di autorizzazione, riguarderà la copertura delle vasche e l'installazione dell'impianto di trattamento odori, che mitigherà così parte dei problemi segnalati più volte dai residenti della zona. Il terzo lotto, che dovrebbe vedere la conclusione dell'iter autorizzativo entro il primo semestre del 2022 per il completamento totale del progetto alla fine del 2023, riguarda invece l'impianto di essiccamento di nuova generazione, che verrà installato e consentirà un miglioramento del trattamento dei fanghi oltre che una diminuzione dei costi. L'acqua che loro utilizzano, che mandano nelle fogne, verrà reimmessa dopo questo impianto nei fiumi in modo pura, e quindi non solo a norma ma anche da un punto di vista degli odori saranno tolti i cattivi odori nella zona, ma soprattutto questo impianto, oltre a trattare i fanghi, tratta anche le fosse biologiche delle famiglie, quindi gli spurgatori portano anche gli scarichi qui, e quindi è un servizio anche ulteriore alla cittadinanza. E poi questi fanghi vengono seccati per poterli mandare o in agricoltura oppure portare in discarica secchi, e quindi minor volume, minor impatto, minor costo anche per la tariffa.